Ciao! Allora, prima di iniziare qualsiasi cosa, qualsiasi discussione, qualsiasi recensione, vi devo ringraziare perché nell'ultimo periodo vi siete iscritti in tantissimi per i miei standard, e molti di voi vedo che guardate i video e che spolliciate, e questa cosa non può che farmi piacere, sono molto molto contenta e quindi vi ringrazio. Passando alla ciccia di questo video, oggi vi parlo di un libro al quale mi sono affezionata moltissimo, del quale non possiedo una mia copia cartacea perché l'ho letto come prestito biblioteca. Cario, ma voglio fare ammenda, voglio comprarlo il più presto, spero di trovarlo usato al libraccio perché costa un po', è quasi appena uscito, per cui ancora è in edizione figa. Sto parlando di Scandalose di Cristina De Stefano, edito Rizzoli, credo che sia uscito in maggio o in giugno. Credo che costi o 18 o 20 euro perché ancora è nell'edizione con la copertina rigida e la sovracoperta, quindi spero o di trovarlo usato oppure spero che davvero presto lo facciano in edizione economica perché voglio davvero 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 averlo io a casa. Vorrei tanto averlo a casa, non soltanto per il contenuto del libro, che ovviamente è importante, adesso ve ne parlo, ma anche per la forma. È un libro che raccoglie al suo interno brevi biografie di donne, ognuna delle quali a suo modo ha avuto una vita straordinaria. Mi piace molto anche la formula, la forma con cui è stato organizzato questo libro, perché non potendo concentrare più informazioni perché avrebbe dato luogo a un tomo da 1500 pagine. Cristina De Stefano è riuscita a dare delle informazioni essenziali che creano però un profilo molto preciso della persona di cui parla e secondo me è un ottimo libro da spunto, un ottimo libro da consultazione. Tu sai che lì ci sono raccolte le vite di questa don di queste donne, tu vai lì, ti leggi questo input sulla vita di qualcuno e poi dici: ah, ok, questa è la donna della mia vita, vado a fare ricerche su questa donna perché è fighissima, voglio saperne di più. In Scandalose, Cristina De Stefano ci parla di 20 donne in tutto che hanno vissuto più o meno tutte fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, qualcuna è anche fino alla seconda metà del Novecento. Provengono da tantissime parti del mondo. Ce ne sono di europee, di americane, di asiatiche, veramente ce ne sono di africane, dalle più svariate parti del mondo, e ognuna di loro in un qualche modo ha vissuto una vita straordinaria, perché ha rotto le regole, perché è andata contro il pensiero comune, perché è andata contro il comune senso del buon gusto, eccetera, eccetera. Mi sono molto scervellata su come parlarvi di questo libro, perché ovviamente per parlarvi del libro devo parlarvi delle donne di cui si parla in questo libro. Però parlare di 20 donne anche in maniera molto molto stringata, anche con una parola ciascuno, farebbe venire un video veramente molto molto lungo e quindi ho fatto una selezione. Adesso vi leggo i nomi di tutte, così sapete chi c'è dentro questo libro e poi vi parlo a campione di qualcuna che mi ha colpito più delle altre. Allora, le donne di cui si parla all'interno di Scandalose di Cristina De Stefano sono, spero di pronunciarle tutte bene. Allora, Talulla Bankhead, Louise Bourgeoise, Pearl S. Buck, Lydia Cabrera, Claude Cahun, Marguerite Duras, Elsa von Freytag, Tove Jansson, Toto Kuppmann, Else Lasker Schuler, Clarice Lispector, Mina Loy, Grace Metalius, Naomi Olin, Jean Rhys, Niki de Saint-Phalle, Albertine Sarrazin, Anne-Marie Schwarzenbeck, Nina Simone e Violet Trefusis, 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 Trefusis. Ciò che accomuna queste donne è l'aver dato in qualche modo scandalo. Alcune di loro hanno adottato dei comportamenti socialmente non accettati e anche un po' autodistruttivi, come per esempio il fare abuso di droghe, dell'alcol, l'avere un rapporto piuttosto strano col sesso e così via. Ma ce ne sono altre che hanno avuto dei comportamenti scandalosi per altre ragioni, non scandalosi per la buon costume, ma perché erano omosessuali, quindi avevano delle relazioni normalissime, però con persone, con delle donne, perché erano impegnate politicamente, perché erano dichiaratamente femministe, perché erano dichiaratamente anticolonialiste. Questi comportamenti hanno reso queste donne
in un loro modo famose. Purtroppo, rimprovero anche me stessa di questa cosa, molte di queste donne non sono conosciute. Molte di loro io le ho scoperte leggendo questo libro. Alcune di loro le conoscevo, Marguerite Duras è la mia Madonna, è lì e io l'adoro. Tove Jansson l'avevo appena scoperta perché quest'estate ho letto per la prima volta uno dei suoi libri, alcune altre le avevo sentite nominare, ma altre totalmente sconosciute, fra cui una alla quale mi sono affezionata particolarmente, di cui adesso vi parlo. La prima di queste donne di cui ho deciso di parlarvi è Lydia Cabrera. Lydia Cabrera è una donna che a un certo punto della sua vita, lei era cubana, ha deciso di iniziare a studiare la santeria cubana. La santeria cubana, non sono un'esperta, ho leggiucchiato qualcosa, ho capito essere una sorta di religione un po' pagana, una sorta di voodoo che praticano, appunto, praticavano, non so quanto sia ancora attuale, le persone di Cuba di origini africane. Per cui era una religione che in sé mescolava tantissimi tratti culturali, le origini africane, probabilmente componenti latine, spagnole, e quindi era a livello antropologico una materia veramente molto complessa. Lydia Cabrera decide di iniziare a studiare la santeria cubana con una dignità di da antropologa. Decide di conferire a questo argomento una dignità culturale anche, e quindi inizia a studiarlo in maniera scientifica. E sarà appunto ricordata per questo suo lavoro sulla santeria cubana. Ha scritto molti libri, uno dei quali l'ho segnato perché voglio assolutamente leggerlo, parla appunto di questa origine mista di questa cultura cubana che ha un po' di Africa, un po' di Europa, un po' di nato lì, molto molto interessante. Ovviamente non posso nominare la mia amatissima Marguerite Duras. Lei era una donna meravigliosa, è francese ma è cresciuta in Indocina, era politicamente impegnata, ha partecipato attivamente alla resistenza contro il nazismo, però soprattutto era una scrittrice meravigliosa. Ciò che mi lega a doppio nodo con Marguerite Duras è il rapimento di L'Holbein, Le ravvestiment di L'Holbein, che è un libro bellissimo. Ho letto anche altri suoi libri, sono tutti bellissimi libri, però il rapimento di L'Holbein è una meraviglia. Purtroppo non posso consigliarvelo, cioè, oppure posso dirvi, ragazzi, andate alla ricerca, perché la Feltrinelli, che era l'editore che stampava questo libro, credo sino agli anni 80, ha ben deciso di toglierlo dal catalogo. Questo libro non viene più stampato in Italia. Io l'ho letto perché all'università ho fatto un seminario che era incentrato sull'analisi di quest'opera, e in quel frangente, lo dico, credo che sia un reato caduto ormai in prescrizione, l'ho preso fotocopiato perché non si trovava, e adesso ne ho una copia e l'ho trovata in un mercatino dell'usato online. Ho comprato, tipo, credo di averla comprata a 25 euro. Appena l'ho vista, ho detto: Marco, l'ho trovato, compriamolo! E quindi abbiamo sborsato questa somma abnorme per averlo. L'ho anche imbustato, ragazzi, l'ho imbustato in una bustina trasparente, ed è là e nessuno lo tocca, né lo toccherà mai. Molte delle donne di cui parla Cristina De Stefano hanno avuto delle vite non semplici. Spesso i loro comportamenti, fra virgolette, eccessivi, sono stati reazione a una vita veramente, veramente difficile. Molte di loro sono state maltrattate, sono state abbandonate, hanno subito degli abusi. Molte, dopo aver vissuto una vita piena, molto variopinta, dopo anche essere diventate famose, essere state le muse di qualcuno, essere state al centro dell'attenzione in qualche modo, sono morte sole e in povertà. Ci sono storie assurde, ragazzi, fra le storie di queste donne. Ci sono delle storie che sembrano veramente dei film. C'è Toto Kuppmann, che era una modella indonesiana che è diventata spia della resistenza italiana, cioè lei aiutava la resistenza italiana, quindi i partigiani, infiltrandosi, non ho capito bene se fra i nazisti, sì, infiltrandosi fra i nazisti. Poi c'è la storia di Nina Simone. Lei era una bravissima pianista, sin da piccola lei studia musica, è supportata dalla sua comunità, perché non so se avete mai visto nei film, insomma ogni tanto si vede che soprattutto all'inizio del secolo, insomma nella prima metà del Novecento, le comunità di persone di colore in America erano proprio delle
comunità. La sua comunità la sostiene moltissimo da bambina, tant'è che le paga le lezioni di musica per continuare a studiare. Lei studia musica, è veramente molto molto brava, però non riesce mai a sfondare. Per riuscire a raggranellare qualche soldo inizia a fare altro tipo di musica. Lei voleva essere una pianista classica, quindi inizia a fare altro tipo di musica, inizia a suonare in giro, a un certo punto inizia a cantare, tutti l'acclamano, dicono: ah, Nina Simone è meravigliosa, però lei voleva fare la pianista classica. E questa cosa continua a portarsela avanti per tutta la vita. Lei diventa una femminista, diventa un'anticolonialista e dirà: io non sono diventata una pianista classica perché sono donna e perché sono nera. Infine vi parlo di Albertine Sarrazin, credo che si pronunci così, scusate sempre questi nomi, che è una donna, un'autrice assurda. Io non ho mai letto nulla di suo, voglio assolutamente leggere qualcosa di suo. Albertine Sarrazin è una poetessa francese e la sua particolarità è che riesce a mescolare un linguaggio da poetessa, quindi un linguaggio piuttosto colto, alto, aulico, con un linguaggio proprio terra-terra, un linguaggio basso, estremamente popolare, talvolta anche volgare. Tutto questo avviene perché Albertine Sarrazin passa gran parte della sua vita in carcere. Lei in realtà è una piccola criminale, viene arrestata in continuazione, viene messa in carcere e lei nelle sue opere, nei suoi componimenti, mescola un francese colto, che evidentemente avrà imparato, non so, leggendo, studiando, è il francese che parla lì in carcere con le sue compagne di carcere. La cosa straordinaria è che potrebbe sembrare un paradosso, ma la vita di Albertine Sarrazin è molto romantica. Durante un'evasione cade, si rompe un ossicino del piede e colui che l'aiuta ad andare avanti in questa evasione e non farsi riprendere è il suo futuro marito, colui che le darà il cognome, perché Sarrazin non è il suo nome da non sposata, e loro due instaureranno un rapporto, secondo me, straordinario, almeno per il poco che ne ho letto in questo libro, perché continueranno a stare assieme nonostante siano entrambi piccoli criminali che entrano ed escono dalla prigione. Quindi in realtà loro passano pochissimo tempo della loro vita insieme, no, ciò nonostante, prima in carcere uno, poi in carcere l'altro, continuano a mantenere questa relazione. Di Cristina De Stefano ho visto una bellissima intervista su Frida, non so come mettervi un link di Frida perché pubblica solo su Facebook, però se ci riesco ve lo lascio giù, altrimenti andate sulla pagina di Frida e cercate, non l'ho visto troppo tempo fa. Ciò che mi ha fatto riflettere di questo libro è che spesso determinati comportamenti negli uomini sono tollerati, nelle donne no. Ciò a cui faccio riferimento, ed è un argomento sul quale mi piacerebbe moltissimo investigare, è l'uso di droghe e di alcol. Mentre per gli uomini artisti l'uso di droghe e di alcol è spesso un tratto quasi romantico, tu dici: ah, che belli quei poeti maledetti dell'Ottocento che si facevano di oppio. Che meraviglia! Quando sentiamo invece una donna che fa abuso di droghe e di alcol, diciamo: ma non è una signorina, non ci si comporta così. Per esempio, una donna che mi attrae moltissimo e sulla quale vorrei sapere di più, ho già prenotato in biblioteca un libro e sono in coda d'attesa perché non so dove è disperso, è Elisabeth Sydal. Elisabeth Sydal non c'entra niente, Cristina De Stefano non ce ne parla in questo libro, però lei è una donna vissuta nell'Ottocento, era la compagna di Gabriel Dante Rossetti. Tutti loro erano un po' dissoluti, lei lo era in particolare, tant'è che morì per un'overdose di laudano. La figura di questa donna, nonostante fosse anche lei una poetessa, è completamente passata in secondo piano. Noi conosciamo Gabriel Dante Rossetti, conosciamo la sua cerchia, conosciamo i preraffaelliti, ma non sappiamo nulla di Elisabeth Sydal. Io voglio sapere di più su Elisabeth Sydal. Al di là del mio interesse per questo lato scabroso della vita delle artiste femminili, di alcune delle artiste femminili, ciò su cui ci fa riflettere la raccolta di Cristina De Stefano è proprio questo: alcune cose agli uomini le perdoniamo, alle donne non tanto. Ancora di più quando il comportamento della donna non è inaccettabile perché autolesionista, ma è inaccettabile perché ci dà fastidio, come per esempio le donne che parlano di politica, le donne che alzano la voce.
Smetto di fare la suffragetta, ve lo giuro, spero di avervi dato una panoramica di quello che è questo libro. Se vi capita, se magari non volete spendere 20 euro perché vi capisco, neanche io voglio spenderli, però se vi capita che qualcuno che conoscete l'ha comprato, ve lo fate prestare, oppure lo trovate in biblioteca come ho fatto io, leggetelo perché veramente è una fonte di spunti meravigliosa. Spero che anche voi fra le scandalose di Cristina De Stefano troverete la donna della vostra vita. Io ho trovato Albertine Sarrasin, adesso leggerò tutto su questa donna. Ci vediamo alla prossima, ciao!